Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo dell'accessorio perfetto per borse e pochette, un accessorio davvero naturale e possiamo dire anche sostenibile, perfetto per tutte le occasioni, dagli outfit casual a quelli più eleganti. Di cosa stiamo parlando? Ma dei manici in bambù, in ogni forma, in ogni dimensione. Vediamoli subito nel dettaglio. Partiamo da questi, che sono davvero stupendi, vale a dire i manici in bambù ad arco carbonizzati con asta, eccola qui, in metallo. Allora, le misure esterne, quindi vanno da una parte all'altra del manico, sono 15 cm per quanto riguarda la larghezza e invece per quanto riguarda l'altezza 12,5 cm. Ovviamente circa, il tutto circa, perché come abbiamo già detto prima, parliamo di un materiale naturale che pertanto può subire delle piccolissime variazioni. Con asta in metallo, che sarà davvero molto semplice estrarre perché vi basterà, come avete visto, svitare questa pratica vitina, estrarre l'asta e inserire il vostro lavoro per poi rifissarla nuovamente in questo modo. Potete trovarli sia carbonizzati, quindi con questo effetto, che non, quindi da un effetto molto più naturale, molto più chiaro. E questi vengono venduti in coppia. In questo caso invece abbiamo i manici in bambù ad arco carbonizzato, questa volta sempre con l'asta, ma non in metallo, ma bensì di un materiale ben più naturale. Le misure sono sempre 15 cm per quanto riguarda la larghezza e invece 13 cm circa per quanto riguarda l'altezza. Eccoli qui, e anche questi sono venduti in coppia. Parliamo invece adesso dei manici in bambù anello, specifichiamolo perché ci sono, come sicuramente ben sapete, dei manici in bambù ad arco con i ganci che però variano e dovete prestare sempre molta attenzione sia all'immagine che alla descrizione per acquistare quelli esatti. Questi sono i manici in bambù anello disponibili sia con il gancio in nickel che con il gancio color oro. In questo caso l'altezza è di circa 12 centimetri, mentre la larghezza, che vi ricordo essere sempre misure esterne, è di circa 15 centimetri. Il gancio, eccolo qui, lo vedete, in questo caso color argento, è fissato grazie ad una pratica vite, eccola qui, la potete vedere, che vi basterà semplicemente svitare con un cacciavite per poi poter estrarre il gancetto e riavvitarlo. Mi raccomando, per riavvitare ruotate sempre prima in senso antiorario e poi in senso orario, in modo tale che la vite possa inserirsi correttamente, e non avvitatela ovviamente in maniera troppo forte perché altrimenti potreste rovinare il manico. Vi arriveranno così, quindi con questo pratico laccetto, utile soprattutto per tenere ben saldo il manico, proprio perché essendo un materiale naturale potrebbe lentamente allargarsi, invece così, tenendolo ben fisso fino a quando lo utilizzerete, fino a quando lo inserirete nella vostra borsa, si manterrà davvero in condizioni ottimali, venduto anche questo in coppia. Parliamo invece in questo caso dei manici bambù carbonizzati scuri, disponibili in questa variante color oro, quindi con i ganci oro, e anche con i ganci nickel. In questo caso, come potete vedere, i ganci non sono perpendicolari, sono bensì frontali, e anche qui c'è il pratico laccetto per tenere ben saldo il manico, e le misure sono 15 cm circa di larghezza per 12 di altezza. Vediamo adesso anche la differenza tra i due. Questi sono i manici bambù anello, disponibili sia in oro che in nickel con il gancio perpendicolare, mentre questi sono i manici bambù carbonizzati scuri, disponibili sia in oro che in nickel con i ganci, come potete vedere, non perpendicolari e quindi frontali. Parliamo adesso invece dei manici bambù circolari da 12 cm, disponibili anche con il diametro da 20 cm, ma come potete vedere, come abbiamo già detto prima, la misura resta indicativa perché potrebbe comunque differire grazie al materiale di cui sono composti.
Ma adesso invece parliamo di quest'altra coppia di manici in bambù, che sono i manici in bambù con asta orizzontale. Questi hanno invece un'altezza di circa 13 cm ed una larghezza totale di circa 24 cm. Adesso invece parliamo dei manici bambù ovali carbonizzati, che hanno un'altezza di circa 12 cm per una larghezza di circa 15 cm. Anche questi sono venduti in coppia e vi basterà inserire il lavoro attorno alla base del manico ovale e voilà, il gioco è fatto. E concludiamo invece con l'ultima coppia di manici. Questa volta parliamo dei manici bambù Small Bridge, disponibili sia con i ganci nickel che con i ganci oro. Anche qui la stessa funzione del gancio, quindi con un pratico cacciavite vi basterà svitare la vite per poi estrarre il gancio e reinserirlo nuovamente una volta che avrete apposto il manico Small Bridge sulla borsa. E hanno una misura di 17 cm circa per quanto riguarda la larghezza, e invece l'altezza, che in un certo senso viene calcolata proprio su una sorta di base, eccola qui, è di circa 5 cm. Questi manici in bambù li avete visti, sono tanti, di forme diverse, sono eleganti ma non solo, sono anche sostenibili proprio perché derivano da una fonte rinnovabile e in quanto tale qualche imperfezione naturale è del tutto accettabile. Hanno un fascino che possiamo definire davvero senza tempo, questa texture così calda e questo look così naturale vi daranno la possibilità di realizzare delle borse e delle pochette davvero eleganti e raffinate. Ma il bambù è noto anche per la sua resistenza e durabilità, quindi sono testati per essere resistenti all'usura quotidiana e mantenersi comunque sempre bellissimi nel tempo, e di conseguenza ciò li rende una scelta senz'altro affidabile per chi cerca un prodotto di questo tipo. I manici in bambù possono essere utilizzati quindi per davvero tantissime creazioni e online potrete trovare davvero tantissime ispirazioni. Anche scorrendo semplicemente la pagina di ogni singolo articolo potrete vedere i tutorial nei quali stato utilizzato, e che sia la fata tuttofare, Chris o Kao con Crochet Maniac, potrete vedere tante borse, tante pochette realizzate proprio grazie anche a questo prodotto sostenibile. Quindi che dire, scegliete il fascino senza tempo dei manici in bambù e portate il vostro stile ad un livello di eleganza naturale. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo Tessila News o a comunque alla prossima idea creativa. Ciao!